Oggi i giornali parlano del fatto che l'Europa prende a schiaffi il nostro paese, sì, e ci chiede una manovra da 3,4 miliardi di euro. Fino a settimana scorsa c'era mezzo paese in piazza, i tassisti, gli ambulanti, i giudici di pace, i vigili del fuoco, tutti a protestare contro l'inadeguatezza di questo governo, e il presidente reggente del Partito Democratico esce dicendo che oggi la priorità del paese è lo ius soli. Io la dico in maniera estremamente chiara: è evidente che se lo ius soli diventa tema centrale da qui ai prossimi mesi, noi faremo tutto quello che andrà fatto per impedirlo. Perché? E tento di spiegare. Lo ius soli, ovvero la cittadinanza attraverso un procedimento diverso rispetto a quello di oggi, è un falso problema, perché chi dice che bisogna garantire la cittadinanza agli immigrati per garantire qualche diritto in più agli immigrati racconta una balla colossale, perché oggi gli immigrati, i minori immigrati, hanno esattamente gli stessi diritti dei minori italiani, perché questi diritti gli vengono garantiti non attraverso lo ius soli, cioè attraverso la cittadinanza, che dà soltanto un diritto, che è il diritto di votare, ma i diritti vengono garantiti attraverso il principio della residenza. Quindi lo ius soli cos'è? Lo ius soli è semplicemente il tentativo di poter allargare una platea. Se noi vogliamo pensare e vogliamo credere che la cittadinanza sia uno strumento di integrazione, ci si sbaglia alla grande, perché la cittadinanza è il punto di approdo di un processo integrativo. Prima ti integri e poi, nel momento in cui ti sei integrato con le leggi attuali, ti viene riconosciuta la cittadinanza. Quindi io credo che sia un tema rispetto al quale non c'è questa percezione di interesse da parte del paese, in uno schema molto più grande del tema dell'immigrazione, che ovviamente merita risposte e a livello nazionale e a livello europeo ben diverse rispetto a quella a cui stiamo assistendo oggi. Allora, fatemi